Il Concilio Vaticano II ha rappresentato l'apertura della Chiesa al mondo e all'uomo. No. Il Concilio Vaticano II ha rappresentato il silenzio sulla dignità divina dell'uomo. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. La dimostrazione dei nuovi messaggi del Vaticano II. Aggiornamento, rinnovamento, cambiamento. Indaghiamo una piccola dimostrazione, che vale per due, del nuovo comandamento conciliare. Aggiornamento, rinnovamento, cambiamento. Riguardo la Chiesa e il cristianesimo. Paolo VI, a 3 mesi dalla morte di Giovanni XXIII e 6 giorni prima della riapertura del concilio, riceve la curia romana e il sito vatican.va fornisce il discorso di Papa Paolo VI alla curia romana del 21 settembre 1963. Venerati fratelli e figli carissimi, è da Roma oggi che parte l'invito all'aggiornamento, secondo l'espressione usata dal nostro venerato predecessore, Giovanni XXIII. Cioè al perfezionamento d'ogni cosa interna ed esterna della Chiesa. Oggi, per fortuna, San Bernardo dell'XI secolo non scriverebbe più le sue pagine brucianti sul mondo ecclesiastico romano, né le loro i riformatori del secolo XVI, ossia i protestanti. Punto. Roma papale oggi è ben altra e, per grazia di Dio, tanto più degna e più saggia e più santa, tanto più cosciente della sua vocazione evangelica, tanto più impegnata nella sua missione cristiana e, attenzione, tanto più desiderosa, suscettibile perciò di perenne rinnovamento. Ricapitolando. Per Giovanni XXIII il concilio doveva essere un aggiornamento. Paolo VI riparte da Giovanni XXIII e però indica qualcosa oltre l'aggiornamento. Indica un perenne rinnovamento. Ma un perenne rinnovamento, un continuo rinnovamento, provoca inevitabilmente un cambiamento totale. Dunque, Paolo VI, con l'espressione che la Chiesa, chiamata Roma papale, vedremo poi perché, sarebbe desiderosa di perenne rinnovamento, indica involontariamente o volontariamente il cambiamento. Tra l'altro, Paolo VI chiama la Chiesa Roma papale, che è forse lo stesso modo in cui la chiamano le chiese protestanti. Inoltre, associa al perenne rinnovamento gli aggettivi desiderosa e suscettibile. Forse volendo indicare con desiderosa la motivazione interna e con suscettibile i suggerimenti provenienti dall'esterno, ossia dalle chiese protestanti. Roma papale. Ancora un po' e scriveva Roma papista. Perché cambiamento?
il cambiamento è stato voluto, perché il nuovo concilio doveva assolutamente dire cose diverse dai concili precedenti. Non poteva essere un semplice aggiornamento degli altri concili, altrimenti avrebbe significato la conferma della Chiesa del passato. E ciò, pensavano i vescovi, avrebbe peggiorato la sua immagine verso il mondo, anziché migliorarla. Per questo stesso motivo del cambiamento, appena terminato il concilio, è stato imposto obbligatoriamente a tutto il clero, quasi fosse una nuova religione. Aggiornamento, rinnovamento e cambiamento sono state la nuova trinità del Dio Concilio, da cui la religione del concilianesimo. Infatti, sin da subito il Vaticano II è stato indicato come il concilio, per definizione, mentre i 20 concili precedenti, coi loro dogmi, sono stati implicitamente indicati come ciò che si è dovuto, appunto, aggiornare, rinnovare, cambiare. Fine di una chiesa, quella da Pietro a Pio XII, e inizio di un'altra. Ma questo non è stato voluto coscientemente, intenzionalmente. Nessun vescovo ha mai nemmeno immaginato «facciamo una nuova Chiesa cattolica», ma è stata l'inevitabile conseguenza del rifiuto del passato, come pronosticato da Pio XII. Sento intorno a me che gli innovatori desiderano smantellare la Sacra Cappella, distruggere la fiamma universale della Chiesa, rifiutare i suoi ornamenti e, attenzione, renderla piena di sensi di colpa per il suo passato storico. Ecco, sono convinto che la Chiesa di Pietro dovrà rivendicare il suo passato, altrimenti si scaverà la sua stessa tomba. Per esempio, banalmente, se un qualunque partito politico rifiuta il suo passato, allora, inevitabilmente, diventa un partito nuovo con lo stesso nome di prima. Ma il nuovo non c'entra nulla con quello che era prima. Già 10 anni dopo il concilio, la conseguenza più importante del cambiamento della Chiesa e del cristianesimo è stata verso l'uomo comune, ossia la scomparsa definitiva della predicazione dell'essenziale della religione. Dio che libera gli schiavi dai persecutori, il Figlio di Dio che salva gli uomini, l'uomo che personalmente deve prendersi cura anche della vita dopo la morte, l'uomo potente soggetto allo stesso giudizio di Dio dell'uomo comune, anzi con l'aggravante della responsabilità verso l'uomo comune. L'aiuto dei santi e dei beati, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è stata la conseguenza più importante, perché se non sono i preti a ricordare continuamente queste cose, l'uomo comune non le va a cercare, nemmeno su internet. Perché l'uomo è peccatore e tende a fare a meno di Dio, anche quando è disperato.
il post-concilio più importante del concilio. Indaghiamo velocemente le quattro fasi della fine dell'essenziale della religione nel mondo cattolico. Preconcilio, concilio, post-concilio e oggi, la situazione odierna. Fase del pre-concilio. Il Vaticano II è iniziato con il rigetto degli schemi preparatori di Giovanni XXIII, ai quali egli aveva dedicato moltissime energie. Infatti, secondo la testimonianza scritta del vescovo Pericle Felici, componente della commissione antepreparatoria del concilio sin dalla sua costituzione e poi anche segretario generale del concilio, possiamo conoscere 30 aprile 1960, quindi circa 2 anni e mezzo prima del concilio, in udienza da Giovanni XXIII, per il Papa, queste parentesi sono nel testo, la celebrazione del concilio dovrà durare non più di 2 mesi. E questo sarà possibile se la preparazione sarà accurata. Prometto, il vescovo Pericle Felici, che faremo del nostro meglio. Per la preparazione del concilio, Giovanni XXIII aveva spedito una lettera a tutti i vescovi, che poi avrebbero partecipato al concilio, affinché inviassero le loro proposte e suggerimenti, in latino i vota, in modo appunto che il concilio durasse poco tempo. Ne giunsero 2150. E di ciò ne scrisse nella Costituzione Apostolica Humanae Salutis per l'indizione del Concilio Ecumenico Vaticano II il 25 dicembre 1961, dunque circa 10 mesi prima del Concilio. Prima di determinare gli argomenti da trattare nel Concilio, abbiamo anzitutto chiesto il parere prudente e sapiente dei padri cardinali, dei vescovi di tutto il mondo, dei sacri dicasteri della Curia Romana, dei superiori generali degli ordini e delle congregazioni religiose, delle università cattoliche e delle facoltà ecclesiastiche. Un anno intero è stato dedicato a queste consultazioni di importanza fondamentale, dalle quali appare chiaramente su quali argomenti devono vertere le discussioni nel concilio. Nella settima parte termina l'indagine sulla fase pre-concilio e la fase durante il concilio. Indagatore, i miei complimenti. E indagatore, qua c'è il prossimo video.